io prenderei un paio di cose, lettera sia da Vincenzo che dei compagni della Toscana. Io credo che dobbiamo avere la capacità da qui al 27 di novembre di andare a prenderci Renzi, la congresso di governo, comunque si faccia una campagna per il sito. Qui credo che l'appuntamento della Leopolda, se confermato, dovrebbe vederci tutti quanti ragionare insieme su come costruire una grande giornata di lotta che segni anche il passaggio verso la manifestazione del 27 di novembre. E ovviamente tutti i territori in cui il PD e Renzi vanno a fare la campagna elettorale, dobbiamo trovare la maniera di essere presenti, costruire crisi di conflitto, di arenalità che lo rincorrano. Aggiungo anche, visto che si diceva di andare anche sul terreno operativo, che credo che dobbiamo anche ragionare su quali sono gli hashtag e le parole d'ordine della manifestazione del 27. Io credo che anche rispetto a alcuni interventi fatti oggi dobbiamo cercare di spiegare cacciamo Renzi a cacciamo PD. Anche Vincenzo lo ricordava nel suo ultimo intervento, dobbiamo avere la capacità di legare fortemente il fatto che stiamo facendo una battaglia politica contro il Partito Stato, contro il Partito della Nazione, e anche perché dobbiamo indicare direttamente i responsabili della distruzione dei nostri territori, del Jobat, delle politiche che vanno contro gli interessi di tutti in questo paese. Perché credo che anche lo striscione, no, che è arrivato alla manifestazione, potrebbe avere queste parole di ordine, di indicazione contro il PD e contro Renzi. Io credo inoltre, questa discussione che abbiamo fatto con il comitato da Marin, che è una delle cose più pazzesche, no, di questo governo, che ha potuto comprarsi gli F-35 e tagliare le spese di bilancio, è il governo della guerra, il governo che sta discutendo come intervenire in Libia, il governo della guerra in Afghanistan, delle truppe che si spostano in giro per il mondo. Per cui io credo che si dovrebbe anche aprire, che a me piacerebbe con la Molina, discutere con i compagni dell'Amos, discutere con i compagni della Sardegna, come anche per la manifestazione del 27 di novembre, trovi spazio, un'opposizione alla guerra, un'opposizione alla guerra di Renzi, e si possa costruire anche un no alla guerra dentro il nostro sale al referendum in quella data. Per cui è anche un invito ai compagni di queste situazioni per trovare magari anche un momento di una call per ragionare di come anche i comitati di contro la guerra possono partecipare in pieno senso alla manifestazione 27 di novembre. Grazie.